Domenica. Sonntag. Ja. Ja. Bieg hier links ab. Okay. Ciao, komm mit heim. Waffel. Ja, Ferri per fare Waffel. Teekanne. Teekanne, certo. Insalata. Buongiorno, è lunedì, è nuvoloso.
quando nei video parlo di segni zodiacali raccatto sempre gente che crede ai tarocchi. Allora, di preferenza, non parlo di segni zodiacali. però è difficile avere tutti amici dello stesso segno zodiacale, perché quando l'umore va storto per quel segno, poi tutti sono di umore storto e quindi c'è un problema, no? E io sto in mezzo. lo so, ti è piaciuto molto il verbo raccattare, mi rendo conto. Ieri stavo guardando un video di una ragazza sudcoreana che se la crede tantissimo e nel video c'era una specie di soggettiva proprio così, con i piedi che camminano, solo che lei camminava così e non ho capito qual era il problema. Grandi magazzini Kaufhof, morti per sempre. Questa filiale ha chiuso ieri. Questi sono i pezzi di muro, le foto del personale, i pezzi di muro con dei pensieri scritti dal personale che lavorava qui. Lì quella signora bionda sotto c'è scritto sono giovane, ho 61 anni e da 16 anni ho lavorato nel ristorante del Kaufhof. Peccato che tutto sia finito. Siamo in un altro grande magazzino, accanto qui c'era il counter di Vermeer, completamente vuoto, non si capisce tanto bene perché. E qui i grandi magazzini se la passano male. Il cartello dice facciamo tanta fatica a rendere possibili cambiamenti e un'esperienza piacevole di shopping, abbiate un po' di pazienza. Qui però è tutto vuoto. Thank you.
oggi è martedì, c'è un pallido sole, ma fa freddo. E io sono con questa giacca, che è un cappottone antico di Benetton. Lo so, Benetton. Criminali autostradali. Ma cara famiglia Benetton, siete veramente improponibili. Lo so che tutto è successo senza che ve ne siate accorti, tutto nel corso dei decenni, però potevate accorgervene, perché praticamente avete tritato e distrutto un mito italiano a cui era bello credere e a cui era bello aderire. Era bello essere una ragazza Benetton all'epoca, tutta bella colorata, con la bicicletta. Questi succhi di frutta sono i succhi di frutta che costano di meno in Germania e si trovano dappertutto per terra, arricchiscono l'immondizia locale di tutte le città, perché semplicemente i giovinastri usano questi succhi di frutta che comprano al chiosco, il chiosco sarebbe il tabaccaio, per mischiarli ad altre sostanze. Ora è pomeriggio, uscire di casa è un incubo. Bacche colorate. Dicevo, uscire di casa è un incubo, perché il consorte impegnato in una battaglia per la sopravvivenza si trova ancora a fare una teleconferenza, cioè su internet sta facendo una conferenza con i colleghi di lavoro, e allora quando è molto teso non tollera che sullo sfondo si sentano rumori, ma io però dovevo impacchettare la mia maschera nella bustina di plastica, e la bustina di plastica fa rumore, poi la porta fa rumore, le scarpe fanno rumore, tutto fa rumore e quindi sale la tensione, un incubo. Ora comunque andiamo a comprare il gelato. Poi c'è un tempaccio schifido proprio oggi. Adesso sta per cominciare a piovere. Io per tutto il pomeriggio ho 100 cose da fare. Naturalmente a piedi. Qui, mentre le ambulanze passano silenziose, tutti i negozi, specialmente ristoranti, caffè, cercano personale, però si va verso il lockdown, allora non si capisce un controsenso, no? Come mai si cerca il personale? Che fine ha fatto il personale che già c'era? È malato? Boh, chissà. Ah beh sì, sono andata al supermercato, non vi ho fatto vedere gli acquisti, una bottiglia di tè freddo al limone e il gelato dei poveri, che però per ingredienti, per sapore, per grandezza e per prezzo è meglio di tutti gli altri gelati di questo tipo, ossia i gelati, come dicevamo da piccoli, i gelati a panino, il cucciolone per esempio. Adesso è mercoledì pomeriggio, ha smesso di piovere da un'oretta e improvvisamente fa un caldo spaventoso. Io qui ancora vestita in questa maniera, fa caldo. E qui c'è un po' di foliage. Oh, che bello! Da giorni a tempo perso, nei momenti liberi, discuto con gente un po' addormentata in piedi su candidati di partito che non ci azzeccano niente col partito dentro il quale sono candidati, no? Per esempio, candidati che dovrebbero difendere
diritti dei lavoratori alla catena di montaggio, però questi candidati non conoscono niente altro se non tasche sempre piene di soldi, soldo in mano e vacanze esotiche a più non posso. Certo, poi vacanze esotiche con orientamento politico, no? Noi andiamo in vacanza solo nel luogo X e non in quello Y, perché il luogo X è di questa fazione e il luogo Y è di quell'altra. Dio santo. Scusa a Dio se ti ho scomodato, mi è uscito per sbaglio. Poi metti che tu, per esempio, sei uno scrittore di un luogo esotico che è stato adottato da questa fazione politica, no? E allora ti devi prestare e devi anche ringraziare. Pigeon, devi stare attento perché sei in mezzo alla strada, capisci? Dovresti tornare sul mangiapiede. Dai, torna sul mangiapiede. Pigeon. È appena passato uno. Puzzolente come una cloaca in cui si è appena caduta, rompendosi una bottiglia di dopobarba della standa. Mamma mia. Mamma, scusa se ti ho scomodato. Il povero scrittore con i suoi ideali, con le sue battaglie combattute, perse o vinte, con le sue situazioni familiari e con il suo desiderio di sbarcare il lunario, si deve sorbire gli elogi della fazione politica italiana che ha deciso così di adottarlo in virtù di frequentazioni passate e ipocrisie di vario genere e di vario livello. Mi viene in mente l'editore Marco Tropea di Milano, casa editrice fondata da due fuoriusciti della Mondadori, una delle quali con un figlio persosi un po', come si sono perse tante persone negli anni 70. La spesa di oggi pomeriggio, spugnette e biscotti. Buongiorno, oggi è giovedì, sono andata dal Müller, al Müller, perché volevo vedere i nuovi pezzi della collezione permanente Clean ID di Catrice, ma sono orrendi. I rossetti, ho avuto il tempo di vedere che sono made in Italy, sono carichi di brillantini e si spappolano. Cioè, soltanto a guardarli, ma sono carichi di brillantini, di tocchi pesanti, di brillantini argentati. Cioè, un qualcosa che non si usa più da secoli, un qualcosa di spaventoso. Poi non c'era l'inci da nessuna parte, e ricordando che invece gli altri rossetti dell'altra collezione, stavolta limitata, Clean ID, sempre di Catrice,
avevano un inci non veramente naturale. Ho lasciato perdere, poi tra l'altro queste cose costano tantissimo. Cioè, come ti viene in mente, Catrice? E adesso è pomeriggio, è arrivata un minuto fa l'email della direzione del posto in cui lavoro e vai! C'è l'obbligo di portare la maschera anche da seduti, anche sul posto di lavoro, ovunque all'interno di dove lavoriamo e vai! Così finalmente la smette la gente di fare schifo! Oggi è venerdì, il tempo non è esattamente bellissimo. Yes! Adesso sto andando a lavorare. Mentre qui tutto chiude, ma mi si costringe ad andare a lavorare lo stesso, per nessun motivo. Io non devo fare nulla di vitale, nulla di importante. Cioè non muore nessuno se io non vado, se ci mettiamo tutti a casa ad evitare di morire. Però io devo andare a lavorare lo stesso, semplicemente per incuria. In Polonia c'è una curiosa regola antivirus che dice che di mattina possono entrare nei negozi a fare la spesa solo le persone anziane. E torno a ribadire che evidentemente siete tutti ricchi se buttate le maschere in tessuto per terra. Oggi, quando mi sono messa la giacca per prepararmi ad uscire, ho scoperto che
e il mio abbonamento per 4 viaggi con i mezzi pubblici era scomparso. Cioè, o qualcuno me l'ha rubato, perché questo è il periodo in cui tutti rubano di tutto, oppure l'ho perso. Ma mi sembra strano, io difficilmente perdo queste cose. Poi quando uso l'abbonamento, poi lo rimetto subito, immediatamente a posto. Ma anche nel mio portafoglio era tutto strano, perché tutte le carte scartoffie che ho nel portafoglio erano tutte a rovescio. Quindi, cioè, questo lascia pochi dubbi alla comprensione di quello che è successo. È successo che qualcuno si è servito e si è preso il mio biglietto, cioè, che però costa 6 euro, capisci? E 6 euro di sti tempi sono una spesa grossa. Ecco, adesso ho finito di lavorare. C'è un tempo spaventoso, piove. La cosa più bella è che l'app del mio telefono dice che in questo momento è coperto, ma fondamentalmente c'è il sole. Fa freddissimo, sta piovendo. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. Questa mattina è comparso il cartello dell'obbligo di maschera anche fuori. Oggi è il 22 ottobre. Per strada, ora che c'è l'obbligo, in vista c'è solo un silenzioso piccolo esercito di passanti e cani. Particolare. Ecco, sono entrata un attimo in un negozio. Adesso ora non riuscirò mai a rientrare nel flusso. Cioè, proprio la gente non capisce. Senza maschera, va bene. Però bisogna dire che non si vede polizia in giro. Non c'è assolutamente nessuno che controlla. Proprio nessuno, nel senso di assolutamente nessuno.
questo più o meno quello che succede a me. Sì. Domenica. Domenica. Zonta. Zonta. Fantastiche immagini autunnali. Saluti dal 2020. Ciao! Vieni! Vieni! Vieni, vieni! Ciao! Ciao! Ciao!